Eccoci qui. Allora, riprendiamo un attimino il discorso da dove lo avevamo interrotto. Prima di cominciare però mi permetto di segnalarvi questo link all'interno del quale vi invito, se gradite insomma la lezione, ad esprimere un commento sul corso. Come sapete comunque per me sono fondamentali i commenti e soprattutto i feedback da parte degli utenti che partecipano ai corsi, anche perché è il modo migliore eventualmente per insomma, comunicare eventualmente se la proposta dei webinar in generale è una proposta valida o meno. Se ne avete voglia, mi farebbe piacere ricevere anche un vostro commento o anche una critica costruttiva, perché no, all'interno di quella pagina. Quindi se ne avete voglia, in qualunque momento, insomma, potete andare tranquillamente a scrivere il vostro commento. Allora, prima di passare alla fase espositiva, perché fin qui abbiamo ovviamente parlato e discusso di strategie, di dettagli e così via, ma è importante vedere all'opera le cose che abbiamo detto. E prima di passare allo streaming, volevo completare il pensiero che mi era nato, il pensiero, cioè il quanto espresso poco fa rispetto alla slide che abbiamo sott'occhio. Tutto nasce da una domanda che normalmente nei corsi in aula e in alcuni webinar salta fuori. Quando si parla, per esempio, di acquisto di pacchetti di fan per iniziare, quando si parla, per esempio, del lancio di una campagna o di una semplice presenza online da parte dell'azienda, soprattutto quando, per esempio, un utente si trova a dover creare una fanpage per un'azienda, spesso mi viene rivolta questo tipo di domanda, cioè mi si dice: ok, i fan da acquistare sono una fregatura, non servono a niente, siamo d'accordo, però è anche vero che è brutto magari aprire una fanpage e pubblicizzarla in assenza di fan, con pochi fan, 3, 4 fan e così via. Quindi a quel punto spesso diventa facile acquistare un primo pacchetto, anche inutile, solo per far vedere che ci sono 2, 3, 400 fan nella nostra paginetta. In realtà io, proprio partendo da questo tipo di slide, ho spiegato qual è il modo migliore per lanciare, per aprire un canale e, ad esempio, coinvolgere fin da subito gli utenti e partire praticamente in quarta. E cerco di condividere con voi la strategia che di solito noi adottiamo in questi casi per i clienti che hanno bisogno di un intervento simile a quello che vi esporrò. Allora, innanzitutto, io ad esempio mi concentro sulla fanpage, ma il discorso vale per qualunque altra presenza online. Creo la mia fanpage, la allestisco dal punto di vista grafico in una certa maniera, quindi cerco di coordinare i miei interventi al meglio, nell'ottica dell'unico linguaggio visivo che abbiamo definito nei primi minuti di questa sessione. Dopodiché, prima ancora di aprire la pagina, di pubblicizzarla, comincio anche a inserire al suo interno dei post, cioè degli aggiornamenti della pagina. Direte voi: ma perché devi mettere degli aggiornamenti se ancora la pagina magari non è neanche aperta? Innanzitutto, lo scopo di una pagina che prima di aprire viene arricchita da 5, 6, 10, 15 post è semplicemente quello di non aprire la pagina avendo, per esempio, quel fastidioso blocco in basso che ti dice: la pagina è stata creata ieri. No, oddio, Francesca, tieni conto che chiaramente pubblicarli tutti insieme? No, però se per esempio hai aperto la fanpage, non è che l'aprirai l'indomani, ti organizzi, l'apri una settimana prima e butti dentro, per esempio, un paio di post al giorno, te li organizzi prima. Giusta la tua osservazione, non dobbiamo assolutamente pubblicarli tutti insieme, altrimenti se ne accorgeranno. Perché questo tipo di iniziativa? Perché nel momento in cui spesso si apre una fanpage, se ci fate caso, ci troviamo di fronte, per esempio, ad una fanpage dove c'è un post dove c'è scritto: siamo finalmente online. Sotto magari c'è la copertina che hanno appena caricato su quella fanpage, e più sotto ancora: questa pagina è aperta da 2 giorni fa. Il messaggio che vi dà Facebook, in pratica, è relativo all'atto di creazione della pagina. È bruttissimo vedere una pagina esordire così. E allora io comincio comunque ad allestire con qualche contenuto, anche per un semplice scopo diverso. Quando io apro una fanpage e voglio cominciare a coinvolgere, adesso vedremo come, i primi utenti, voglio che quando quegli utenti atterreranno nella mia fanpage, per decidere se diventare fan o meno, voglio fargli vedere quale sarà l'anima di quella pagina. E come glielo faccio vedere qual è l'anima della pagina? Facendogli delle promesse sulla copertina di Facebook, che fra l'altro sappiamo oggi essere limitata. Queste cose poi tecniche le vedremo la prossima volta. No,
gli faccio vedere gli ultimi post pubblicati. E chiaramente me li studio bene, i primi post pubblicati, non gli ultimi, volevo dire gli ultimi in ordine cronologico, cioè quello che, arriva, che, quello che c'era prima del suo arrivo. Questi primi post me li studio molto bene, per cui effettivamente cerco di trasmettergli subito dal primo impatto quello che sarà, la, quello che sarà il leitmotiv della pagina. Poi che cosa faccio? Prima di aprire la pagina mi coordino bene con il cliente e, ad esempio, la prima cosa che faccio è andare a creare una e-card, cioè una, un elemento grafico. Le e-card sono quei, quei box grafici che vedete anche nella fanpage del webinar, attraverso i quali io comunico qualcosa. Scrivo un post e, per esempio, gli applico un'immagine. E lo so, Marco, questo è vero, però è una cosa che comunque bisogna fare se non si vuole partire da zero. No, no, ma aspetta, ti spiego cosa intendo per coordinarsi con il cliente. Allora, seguimi un attimo. Io creo, per esempio, tre e-card diverse, dove con una bella grafica coordinata alla mia identità visiva, quella che abbiamo scelto con il cliente, dentro questa bella grafica ci sarà scritto, dico per dire, apre la fanpage, vattela a pesca, dove potrai trovare questi argomenti e se diventi fan guadagni quest'altra cosa, per esempio. E gli do a questo cliente queste tre e-card e gli dico, nel giorno X di lancio della pagina, ai tuoi amici, nella tua pagina personale di Facebook, andrai a scrivere questo tipo di messaggio che ti dico io e ci pubblichi in allegato l'elemento grafico che ti sto dando io. Questo stesso gesto lo ripeterai altre due volte nell'arco della settimana quando te lo dirò io. Bene, quindi il titolare della pagina, che probabilmente avrà dei suoi amici che nel tempo avrà raccolto anche grazie alla sua attività, probabilmente saranno già orientati o comunque stimolati da un testimonial, tra virgolette, cioè da una persona di cui magari si fidano, che gli sta dicendo ho aperto la mia fanpage. È una cosa che molti ignorano, l'importanza di far dire alla persona, all'essere umano che c'è dietro un'azienda, ovviamente in quel caso può essere l'essere umano, ma ha una figura anche subordinata, insomma un front-end dell'azienda che realmente ha una sua pagina personale, fargli dire guardate che io adesso mi sono aperto la fanpage, quindi adesso sono anche in formato fanpage, seguitemi. È una cosa che in tanti ignorano, però è una cosa che va fatta. Poi, contemporaneamente, chiediamo al cliente se esso possieda delle liste utenti, dei database acquisiti nel corso del tempo. Credetemi, è vero quello che state pensando e che avete anche scritto, che ha scritto anche Marco. Sicuramente è difficile alle volte ottenere queste liste dal cliente, ma alle volte le si ottiene, alle volte basta chiedere per scoprire che il cliente aveva queste liste. Se questo cliente ha un database di nominativi che abbia acquisito legalmente, cioè non prese a casaccio dal resto dell'universo, ma che abbia acquisito magari nell'arco di, nel corso del tempo tramite altre iniziative, anche i punti vendita un po', diciamo, più tra virgolette scarsi, magari nel corso del tempo hanno organizzato quel classico sistema con le cartoline per inventarsi qualcosa. Quindi può essere che abbiano questo database. Quindi io che cosa faccio? Acquisisco questo database e lo assorbo per creare una DEM, cioè una email pubblicitaria che avvisi i suoi clienti che sta aprendo la fanpage. Poi allo stesso cliente gli dico ti ho stampato su PixArt and Printing due locandine da mettere nel tuo punto vendita, ok? Mettile perché ti ho fatto la grafica dove c'è scritto siamo su Facebook finalmente, se vieni hai uno sconto del 10%. Non hai il database l'utente? D'accordo, le locandine sono facili comunque da realizzare, le creiamo noi, gliele facciamo stampare a PixArt and Printing e gliele facciamo spedire direttamente al punto vendita, quindi non ci sono alibi che tengano. Sì, anche noi eventualmente, Francesca, è una cosa che noi facciamo. E vabbè, se le dimentica di attaccare ovviamente è scemo comunque. PixArt, guarda, te lo scrivo, and printing, è uno dei tanti, diciamo, dei tanti, come si dice, delle tante tipografie online che ti stampano su quello che vuoi a basso costo e te lo mandano dove ti pare e piace a te. Ha un costo ridottissimo, in pratica basta anche una grafica elementare e via. Dicevamo, l'utente, per esempio il cliente, in questo caso non ha un database, d'accordo, questo database possiamo anche decidere di acquistarlo legalmente, quindi non da quelli che vendono nomi a casaccio, ma ci sono comunque una serie di aziende che vi vendono a costi diversi dei nominativi legalmente disponibili. Sottolineo legalmente perché non dovete mai per nessun motivo
nonostante quello che vi possano dire, utilizzare dei database la cui provenienza è quantomeno dubbia. Dovete sempre essere certi di quello che fate per beneficio vostro e del cliente stesso, ok? Quindi, in ogni caso, per esempio, prendo questi database che possono costare dai 120-150 euro in su, quindi una cifra non altissima. Chiaramente, migliore il database, più costa, è normale. Nel senso, migliore voglio dire per qualità degli utenti filtrati. Ma in rete comunque ci sono diverse possibilità. Nei link ci sono anche degli spunti che vi ho messo in questo senso. Bene, quindi ho il cliente che sa che deve fare promozione. La mia fanpage già arricchita. Un database legale che ho acquisito in un modo o nell'altro, meglio se tra i suoi clienti, ma in ogni caso mi sta bene anche altro. Una locandina che ha anticipato l'apertura della pagina o semplicemente in fase di apertura della pagina è stata messa nel punto vendita. A quel punto magari decido di prendere un centinaio di euro per una mini campagna Facebook. Partiamo da 100 euro. Faremo la prossima volta dei discorsi sul budget, ma diciamo un centinaio di euro, 100-150 euro, per creare una campagna che attraverso Facebook mi porti i primi fan. A quel punto io apro la pagina, mando la mia DM a questi contatti, gli faccio lanciare l'e-card all'utente e se ho creato una pagina dove c'è un benefit, un welcome kit carino, per esempio lo sconto o eventualmente qualcosa di più interessante, a voi ovviamente puoi scegliere, a quel punto, nell'arco di pochissimi giorni, comunque comincerò a veder crescere la mia paginetta. Questa cosa qui, questo ragionamento non è campato in aria, e adesso ve lo dimostrerò in uno degli esempi che vedremo, perché ci siamo ritrovati in un esempio simile. Lì abbiamo utilizzato solo la campagna, però vi farò vedere come e quanto ha reso, ve lo dirò esponendovi il budget e anche parlando di numeri. Quindi, materialmente, questa semplice iniziativa mi permette, in fase di lancio di una fanpage, con una serie di accorgimenti pratici, perché alla fine in soldoni materialmente avremo speso solo quelle 100-150 euro, che non sono comunque niente in fase di promozione di lancio di una paginetta, anche per un'azienda piccola, e a quel punto avrò comunque una pagina che nasce sotto i migliori auspici. E non avrò bisogno dei fan finti per far vedere che la pagina è arrivata a un certo ammontare comunque di utenti. Al contrario, starò guadagnando utenti utili, attivi, veri, reali. Perché che arrivino dalla DM, interessati perché conoscono già il tutto, che arrivino dalle liste dell'utente che fa da front-end, fa da testimonial, tra virgolette, a quel suo stesso negozio, il negozio è suo, o che arrivino con la campagna Facebook, saranno comunque utenti attivi. Allora, Pierluigi, non ho ben chiaro alcuni passaggi. Aspetto l'esempio per capire se non ti richiedo alcuni passaggi. No, vai, richiedi. Repetita Juvent. Vai. Vuoi aspettare l'esempio? Ok, ma dimmi quale passaggio non ti è chiaro, perché magari lo anticipo sul meccanismo di funzionamento. Di quale parte? Ah, del Welcome Kit, sì. Allora, il Welcome Kit, semplicemente, a livello tecnico lo vedremo la prossima volta. Lo citeremo adesso nell'esempio, ma ripeto, a livello tecnico ve lo farò vedere la prossima volta, quindi quell'aspetto lo vedremo dopo. Però te lo rispiego e adesso poi lo vedremo all'opera. Il Welcome Kit in pratica sarebbe una sorta di, come posso dire, benefit che spinge gli utenti a compiere una determinata azione. Solitamente su Facebook tu la ritrovi tra le tab del Facebook stesso. Le tab sono in pratica quei rettangoli che hai di fronte, a fianco al numero diciamo di fan, alle foto, eccetera. Cliccando dentro quella pagina, ci si ritrova dentro una paginetta. Te lo faccio vedere all'opera. Se andate per esempio su Facebook, facebook.com/comunicatori digitali, adesso vi passo il link. Andate dentro questa paginetta, guarda. Un esempio pratico che fa parte degli esempi che vedremo insieme. Dentro questa pagina trovate una serie di tab dinamiche. Se ci fate caso, alla destra del bottoncino foto c'è la dicitura capitolo gratis. Provate a cliccarci sopra. Se ci cliccate sopra, vi appare una immaginetta che vi dice guarda che se diventi fan della pagina puoi scaricare gratis il primo capitolo. Bene, cliccate su mi piace e guardate che succede. Se cliccate su mi piace, cambia l'immagine
e automaticamente vi appare un'altra immagine dove adesso vi dirà il sistema: bravo, sei diventato fan, puoi scaricare il capitolo gratuito. Provate a farlo. Eh sì, Marco, è possibile, perché è un esempio, insomma, che di tanto in tanto ho citato. Pierluigi, sei riuscito? Sì, fai pure. Nel frattempo continua a parlare. Ah, ok. Vabbè, lo puoi fare anche dopo, comunque, lo vedrai all'opera. Questo meccanismo si chiama Fangate. Vuol dire porta del fan, lo traduco grezzamente. E il meccanismo è proprio quello citato, cioè io metto in quella sezione una promozione qualunque. Una promozione sottoposta a un codice, un qualcosa da scaricare, come per esempio nell'esempio che vedremo tra poco, i temi per il desktop da scaricare. Qui in quella pagina che vi ho appena citato c'era il capitolo gratuito ed è in pratica uno stimolo per gli utenti a cliccare su mi piace. Perché dico che è fondamentale? Perché oggi siamo massacrati da gente che ci invita a cliccare su mi piace senza nemmeno perdere 5 minuti per dirci perché dovremmo cliccare su mi piace. Cioè, io non so a voi, ma a me arrivano 5, 6, 10, 15 inviti al giorno a cliccare su pagine dove c'è scritto diventa fan, clicca su mi piace. E io ad alcuni ogni tanto gli rispondo pure e gli dico ok, ma se non mi dici perché devo cliccare mi piace, cosa dovrei farlo? Perché mi stai simpatico? È una cosa che effettivamente dico spesso anche nelle altre pagine che gestisco, di tanto in tanto probabilmente mi avrete pure letto scrivere una cosa del genere online. E in effetti, se ci pensate bene, fare marketing non significa invitare una persona a dire clicca su mi piace. Ah, ok, Pierluigi. Non significa invitare una persona... Vacci, se vuoi vedere la differenza, vai con un browser diverso e vedrai quella stessa pagina con un'altra grafica. Poi ci torni come fan e vedrai che è cambiata la grafica. E stavo dicendo, sì, tu scrivi, io intanto continuo a spiegare. E quindi il discorso qual è? Che non basta comunque invitare un utente e aspettarci che quell'utente clicchi su mi piace. Tanto più che adesso, come dicevamo, chiunque apra una fanpage, la prima cosa che fa è invitare in massa tutti i suoi amici. Tutti. Pure gente che non conosce, digli ok, clicca su mi piace, dai, clicca su mi piace. No, non clicco su mi piace, perché mi dovresti comunque almeno spiegare perché dovrei cliccare. Convincimi nel cliccare su mi piace. Dimmi qualcosa, dammi qualcosa. E questo dammi qualcosa si può tradurre in questo welcome kit, cioè in qualcosa che gli do di benvenuto che convince l'utente a cliccare su mi piace per ottenere un tornaconto. Ora, noi sappiamo, dati statistici alla mano, che un utente può cliccare magari su mi piace, ma clicca facilmente su mi piace, ma è più difficile che clicchi poi su non mi piace più. Questo significa che una volta che l'ho acquisito, comunque lo avrò all'interno. E siccome la prossima volta vedremo anche come si crea la campagna Facebook, e vi farò vedere che nelle campagne Facebook è prevista la possibilità di mandare un avviso, un annuncio, una promozione ai fan della pagina e ai loro amici. Quindi se io anche l'ho acquisito e quell'utente non lo vedrò più nella mia fanpage, finché rimane fan, comunque potrà essere eventualmente, tra virgolette, bersagliato in senso buono da questa mia iniziativa. A tutto vantaggio, ok? Della mia immagine, della mia reputazione e quindi delle mie attività. Chiaro? Ora, nel nostro contesto, chiaramente, dobbiamo inventarci noi qualcosa eventualmente che sia di stimolo per il cliente sulla base del target scelto, è chiaro? Domanda. Ma ha senso, se sono una startup, iniziare un'attività di teasing della mia attività magari tramite una pagina Facebook? E secondo me sì, Marco. Allora, teniamo conto che le domande e le risposte troppo generali, in effetti, secondo me, ci allontanano dalla vera logica del social media marketing. E cioè, non dobbiamo cercare domande e risposte assolute, ma sempre relative. Ora, per una startup, eventualmente può essere utile se... No, tranquillo. Può essere utile se il contesto si presta. Dipende dal tipo di startup, dipende dall'attività che stiamo lanciando, dipende dall'attività che vogliamo eventualmente lanciare, dall'iniziativa che abbiamo in progress, dipende. Però sì, può essere assolutamente utile, perché no? Solo che anche lì, ribadisco, la chiave di lettura è quella. Dobbiamo sempre dare, mi ripeto, dobbiamo dare qualcosa al cliente, all'utente. Perché specialmente adesso, dove cani e porci aprono fanpage a casaccio, non possiamo aspettarci che il cliente, solo perché gli piace la cucina, venga nella nostra fanpage che parla di cucina. Perché ne avrà già assorbite 1,5 milioni di pagine simili.
diamogli qualcosa in più. Un esempio che vi ho fatto in altro contesto, ve lo ripropongo, così anche Pierre assorbe meglio il concetto del fangate del Welcome Kit. Qualche anno fa, per una pizzeria di Milano che purtroppo poi ha chiuso, però più avanti nel corso del tempo, non era colpa mia, era un amico che mi ha chiesto un aiuto. Che cosa ho fatto? Gli ho detto, guarda, tu hai la tua fanpage, prova così, visto che gli affari non ti vanno granché bene, ti inventi una campagna minima e fai sì che questa campagna funzioni ovviamente sul territorio di Milano e dici, se diventi fan, stampa questa pagina, gli avevo creato io una paginetta di un certo tipo, e stampa questa pagina e vai praticamente, vieni al punto vendita e ti diamo un arancino omaggio. E gli arancini erano, fra l'altro, delle pallette di riso saporite perché cucinava bene, ma piccole, più piccole del normale per risparmiare anche un po' sulla totalità. Grazie a quell'intervento, la pagina comunque ha avuto un incremento di 500 fan nell'arco di pochi giorni, perché chiaramente si sono dati il passaparola, la campagna c'era che attiva, non ha distribuito 500 arancini, perché era chiaro, la prima paura del cliente era, e se devo distribuire 500 arancini? Innanzitutto sono comunque arancini che ti costano meno di quanto ti costerebbe una campagna pubblicitaria su un mezzo pubblico, per esempio. Uno. Due, non verranno mai tutti fisicamente, ma tutti probabilmente saranno stimolati dall'idea di assaggiare qualcosa a livello gratuito. Un'iniziativa banale, che però effettivamente ha avuto comunque il suo minimo successo. Infatti lui per un mesetto, due mesetti è andato avanti, dopodiché comunque, diciamo, evidentemente c'era qualcosa che non andava, perché sinceramente comunque non aveva... Cioè gli utenti entravano, si pigliavano l'arancino, ma curiosamente poi non tornavano, quindi... mi sa che comunque c'era qualcosa nel locale che non andava. Io so che cucinava bene perché, insomma, ci avevo anche mangiato insieme, insomma, lo conoscevo da prima, quindi vabbè. Però, ecco, voglio dire, il tipo di iniziativa funziona. E può funzionare in tanti modi diversi. Quindi, se gli mettiamo, per esempio, uno sconto, quello che è, o nel caso di una startup, un benefit di altro genere, anche semplicemente il partecipare, che ne so, a un periodo di test, se per esempio è una startup di un certo tipo, prova questo software, che ne so, dipende dal tipo di startup o dal tipo comunque di azienda che si sta lanciando. Ma la logica è quella, diamogli qualcosa che gli dia una motivazione in più per essere fan. Ok, Marco, Piero, Francesca, tutti? Non dimenticatevelo mai questo dettaglio, perché, ripeto, mi soffermo lì. Ormai siamo bombardati da gente che vuole che clicchiamo su mi piace. Strapparglielo con la forza è inutile. Facilitargli invece quel gesto, stimolarlo, è significativo e dà dei punti di reputazione in più. Poi chiaramente a noi il compito di chiaramente mettere a frutto quei fan eventualmente acquisiti. Ok? Allora, a questo punto, attivo il live sharing e facciamo qualche esempio. Vediamo Pierluigi. Conoscevo già allora il meccanismo, credevo che avessi accennato a qualche tecnica nuova. No, no, ma vedi, la cosa bella del marketing è che alla fine tante cose si svolgono seguendo delle logiche piuttosto semplici. È vero, ci sono molte campagne, belle campagne, iniziative che magari coinvolgono, che ne so, elementi interattivi o qualcosa di avanzato, eccetera. Però ovviamente lì, in quei casi, di solito si ha un budget un po' più alto. Per esempio, se ho la possibilità di creare un videogame come quelli che fa, che ne so, che ha lanciato la Algida per il suo Magnum 2 anni di seguito, che ha avuto un enorme successo, chiaramente spenderò dei soldi per far programmare un videogioco ad hoc. Ma noi stiamo cercando di basarci su elementi semplici poi da sviluppare in funzione del budget. E quindi dobbiamo cercare, ecco, stiamo ragionando comunque su un binario dove i soldi a disposizione sono pochi. Poi, più ce ne sono, meglio è, perché ciascun elemento che vi ho detto può essere, se ci ragionate un attimo, sviluppato in funzione del budget. Perché, ad esempio, se vogliamo parlare di delle locandine da posizionare nel punto vendita, se il budget è più ampio posso inventarmi qualcosa di piuttosto. Stiamo parlando del database utenti, se ho più soldi posso acquistare budget più grandi di qualità diversa. Parliamo, che ne so, della campagna, se ho più soldi posso lanciare una campagna iniziale più tosta, quindi tutto ovviamente viene da sé, però dobbiamo partire dalla base. Poi i meccanismi fondamentalmente sono sempre quelli, se vogliamo, alla creatività il compito di contestualizzarli innanzitutto e di metterli a buon frutto. Allora,
Attivo il live sharing, così vediamo. Prima di tutto vi descrivo che cosa vi ho messo a disposizione e poi andiamo a vedere i primi casi pratici. Screen sharing has started. Ok, allora, vedete bene tutto? Screen sharing has started. Sì, ditemi appena vi appare la finestrella. Nel frattempo vi spiego quali sono gli allegati di questo corso, così vi orientate anche voi. Allora, avete già ricevuto un primo allegato via email per esservi iscritti a questo corso. Nel primo allegato sono contenuti innanzitutto tutta una serie di slide, alcune delle quali le trovate anche su SlideShare, una serie di infografiche legate al contesto che stiamo analizzando insieme, documenti aggiuntivi di vario genere e soprattutto un documento ricchissimo di link che contiene non solo gli esempi che fanno parte del nostro portfolio, ma anche tutta una serie di articoli da andare poi a sviluppare successivamente al corso. Alcuni di quegli elementi li vedremo anche la prossima volta perché la prossima volta ci concentreremo un po' sugli spunti pratici, per esempio legati a Facebook, a Pinterest, alle campagne e così via. Però ecco, avete già praticamente in mano tutto. Al termine di questa lezione invece riceverete il secondo allegato che contiene tutti i casi studio che stiamo andando a visualizzare, in modo tale che poi ogni singolo caso studio ve lo potrete riguardare con calma una volta che, insomma, avrete seguito questo corso sapendo effettivamente a cosa mi stavo riferendo. Ok? Ha caricato la paginetta? Riuscite a visualizzare tutto? Se no, metto la modalità low. Ok. Allora, prima di tutto, volevo farvi vedere come utilizzare ad esempio la logica dei wallpaper. Per far questo, parliamo un attimino di questo cliente che si chiama Il Viaggio. Un cliente sviluppato con l'agenzia Fireweb Solution di Lecco, con la quale abbiamo collaborato su questo cliente. Questo cliente, in pratica, seguitemi bene perché è proprio l'esempio di cui abbiamo parlato fino ad ora, se vogliamo. In pratica, è una grossa agenzia che si stava rifacendo il sito. E che a un certo punto ha detto: io voglio sbarcare su Facebook. Nello sbarcare su Facebook, però, siccome effettivamente il sito era anche in costruzione, insomma, diciamo che materialmente si stava cercando comunque di posizionare una fanpage legata a un'agenzia di viaggi come ce ne sono tante altre, abbiamo cercato di dare a questa paginetta una esistenza un po' diversa dal solito. Nulla di trascendentale, ma abbiamo cercato di lavorare con metodo. In pratica noi abbiamo gestito questa paginetta solo per un paio di mesi. La pagina partiva da zero e nel creare la pagina abbiamo fatto esattamente quanto ho consigliato a voi, e cioè che cosa abbiamo fatto? Siamo andati in pratica a innanzitutto raccogliere tutte le belle immagini che il cliente ha sviluppato nel corso del tempo. Siccome è una grande e bella realtà dedicata ai viaggi, avevano tantissime foto belle anche a vedersi e le abbiamo utilizzate. Quindi prima di aprire la pagina abbiamo iniziato ad allestire con qualche post la pagina stessa. Dopodiché abbiamo creato una linea estetica ispirata al sito vero e proprio e siamo andati a creare in pratica la nostra bella fanpage. Abbiamo anche attivato una campagna da un centinaio di euro, giusto per dargli, come vi ho detto, il calcio d'inizio, praticamente in fase di apertura di pagina. In quel caso non avevamo un database utenti. Però effettivamente i responsabili ci hanno aiutato perché in pratica i diversi operatori, le diverse persone che lavorano nell'azienda con le loro pagine personali hanno fatto quello che vi ho detto poc'anzi, cioè sono andati a dire ai propri amici: è aperta la paginetta del viaggio, quindi venite a trovarci dentro questa fanpage. Quindi budget comunque per la campagna è ridotto perché l'abbiamo voluto utilizzare solo in fase di start. Dopodiché, che cosa abbiamo cominciato a fare?
Innanzitutto abbiamo lavorato tantissimo a livello di immagine. Il link ve lo ritrovate poi all'interno del documento che vi ho detto. Abbiamo lavorato tantissimo a livello di immagine e, anzi, ve la faccio anche vedere la paginetta. Dovrei essere loggato qui, ma... Ok. Ecco, riuscite a vedere la pagina? Vi do anche il link, che magari vi torna anche utile. Dentro questa paginetta, adesso noi non la curiamo più dalla fine di settembre, però in pratica che cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a caricare delle foto che fossero, diciamo, scelte in maniera adeguata, cioè cercavamo di caricare degli album di foto che fossero molto emozionanti, cioè il nostro scopo era quello di stabilire un legame empatico con l'utenza che captavamo praticamente con questi diversi sistemi, quindi la campagna iniziale da un lato e la diffusione poi online, puntando veramente molto a presentare innanzitutto le mete di viaggio che rappresentavano il prodotto di vendita, ma noi gli dicevamo vieni da fare il viaggio con noi verso queste località. Prima noi presentavamo per esempio degli album fortemente votati all'emozione dal punto di vista visivo, di tanto in tanto pubblicavamo anche notizie sul mondo dei viaggi in generale, consigli di viaggio, i consigli per esempio per chiunque si stesse per partire verso località di un certo tipo, raccolte per esempio dagli hotel più strani intorno al mondo alle mete più particolari, cioè come vi ho detto diversificavamo i contenuti perché ragionavamo sul fatto che alla fine se abbiamo a che fare con un operatore turistico come ce ne sono tanti in giro è inutile stare lì a dire vieni a farti il viaggio con noi, vieni a farti il viaggio con noi, piuttosto ti facciamo vedere dove ti portiamo, puntiamo ad emozionarti, a farti vivere un'esperienza che anticipi un po' il viaggio che sarà e una volta ogni per esempio 2-3 giorni secondo i casi pubblicavamo anche la scheda di viaggio, cioè ti dicevamo ti è piaciuto questo posto, guarda se lo vuoi visualizzare, se lo vuoi andare a visitare noi ti diamo la possibilità di farlo. Bene, tramite questo meccanismo siamo riusciti comunque insieme a quell'altro che adesso vi farò vedere, siamo riusciti nell'arco di appena 2 mesi ad arrivare a quasi 2000 fan, 1968 per la precisione, ok? E attenzione perché potrà sembrare un risultato non, diciamo, altissimo, però tenete conto che alla fine abbiamo lavorato solo d'immagine e che stiamo parlando di fine di luglio, agosto e tutto settembre, quindi non è che in rete ci fosse tutta questa gente. E la cosa buona è che avevamo anche 400 e passa utenti attivi di media, il che vuol dire che gli utenti erano interessati, infatti, quando caricavamo le immagini, infatti Marco, da un certo punto di vista, però d'estate è anche vero che per certe iniziative, siccome molte aziende non sono online d'estate a fare pubblicità, tu hai più spazio per muoverti, dipende da cosa fai, perché ti assicuro che ogni anno d'estate in certi contesti siamo riusciti a ottenere di più rispetto alla media per una serie di dinamiche dovute all'assenza altrui, e assenza dei competitor anche. Stavo dicendo, quindi, dentro questa paginetta, in questi 2 mesi, con questa semplice iniziativa, siamo arrivati a quasi 2000 fan. Gli abbiamo collegato Pinterest alla fanpage, abbiamo lavorato molto di immagine, caricavamo, per esempio, prendevamo da Vimeo i video più belli, più cliccati. Chiaramente sceglievamo i video che avevano più like su Vimeo, perché significava che erano i più belli, più graditi all'utenza, mediamente parlando. E sceglievamo, per esempio, video che esploravano le zone di cui parlavamo. Sì, però questo la prossima volta, Marco. Tutte le cose tecniche ne parliamo proprio la prossima volta, perché porteremo avanti le logiche della strategia. Nella seconda lezione vediamo proprio gli strumenti, cioè come si attivano, come si usano e così via. E quindi stavo dicendo, quindi sostanzialmente anche i video li sceglievamo non a casaccio, ma cercavamo video puntando sempre ad emozionare l'utente, presentavamo artisti magari di quelle zone con i loro album, quindi cercavamo veramente di proiettare l'utente dentro quello scenario e a quanto sembra ci siamo anche riusciti. Poi a un certo punto, poco dopo l'inizio, abbiamo iniziato a lanciare l'iniziativa appunto dei wallpaper. Il cliente in questo caso, a parte il fatto che come dicevo è un'agenzia eccezionale, veramente in gamba, ma anche chi ci lavorava dentro comunque ci ha dato la possibilità di poterci esprimere, quindi ben, insomma, come posso dire, un punto positivo di reputazione per loro, perché comunque magari qualcun altro non l'avrebbe fatto.
Invece loro ci hanno seguito in questo senso. E allora che cosa abbiamo fatto? Guardate la cartella che avete davanti agli occhi. Innanzitutto abbiamo creato una tab con relativa applicazione, con meccanismo Fangate, lo stesso del libro che abbiamo visto. Questa è l'anteprima della tab, questi file ce li avrete poi dopo il webinar di stasera, eh? Quindi poi ve li godrete con calma. La tab piccolina che state vedendo era in pratica perché forse non sto facendo l'anteprima dal browser interno qui, dal Finder di Mac. Quindi forse ci mette un pochettino a caricare. Riuscite a vederla? No, aspetta allora, perché altrimenti devo aprire le finestre. Screen sharing has stopped. Allora. Screen sharing has stopped. Ecco, adesso vedrete che sarà più rapido. Ditemi appena vedete la tab, clicca e scarica i nostri temi gratuiti. Screen sharing has started. Si vede? Ancora non si vede? Sì, ma dovreste vedere l'anteprima dell'immagine. No? Strana sta cosa. Non la vedete. Aspettate, allora gli dico che apro proprio la finestra. Screen sharing has stopped. Screen sharing has stopped. Adesso? Screen sharing has started. Se no ingrandisco le icone. Evidentemente l'anteprima del mio Finder non la prende bene. Ok. Quindi dovreste vedere adesso praticamente l'iCard dove ci sono i tre desktop, diciamo, visualizzati. Li vedete? Guarda che nel video poi sarà registrato tutto così come lo vedo io. Allora, che cosa abbiamo fatto? In pratica abbiamo creato diversi sfondi per il desktop, dove ogni desktop veniva fornito in 8 misure diverse, validi per qualunque device, dal più piccolo cellulare allo schermo più grande di dimensioni maggiori. Poi abbiamo preso uno dei classici format che consiglio spesso nei webinar per illustrare un prodotto simile. Cioè io ti devo fare vedere che ti sto dando degli sfondi, ti faccio vedere come vengono a essere posizionati nel tuo device preferito. E abbiamo creato delle iCard che erano in linea grafica tutti uguali praticamente per stile. Ora voi probabilmente li state vedendo magari in versione leggermente degradata, nel video invece li vedrete poi ad alta qualità e poi ovviamente ce l'avrete da scaricare e vi potrete divertire a vederli. Quindi noi già innanzitutto comunicavamo con queste iCard al pubblico della pagina che stavamo creando qualcosa che non era un semplice wallpaper. Già il fatto stesso di presentarli impaginati in una certa maniera davamo un valore aggiunto proprio a quel prodotto che stavamo distribuendo, ok? E quindi già in questo senso gli utenti erano spinti a quantomeno essere incuriositi. Noi addirittura andavamo, come vi dicevo, a... ecco, questa è un'altra iCard. Ecco, vi faccio vedere per esempio, questa era la testata, una delle testate di Facebook. Perché che cosa facevamo? Utilizzavamo la testata di Facebook per anticipare che stava arrivando per esempio il nuovo set di sfondi per il desktop. Ogni volta che pubblicavamo ogni settimana un nuovo set, cambiavamo la schermata della fanpage e insieme all'iCard suggerivamo che era arrivato il nuovo set di sfondi per il desktop, ok? Una volta creato tutto questo, si cliccava all'interno della mini tab
Sì, Francesca, domanda. Io intanto carico la mini tab. Persino la mini tab, eccola, adesso caricherà. Questa era la grafica della tab, cioè noi abbiamo curato anche la grafica della tab in basso. Quindi, come vedete, nulla è lasciato al caso perché tutto compartecipa all'affermazione dell'identità visiva di quella pagina e del brand, chiaramente. Come faccio questi sfondi? Francesca, semplicemente con Photoshop, cioè ho i format creati in Photoshop che sono già in dimensione e adesso scaricando questi allegati li avrete anche voi. Quindi semplicemente potete sovrascrivere i file volendo. E sono ovviamente degli sfondi con le dimensioni giuste che mi sono andato a cercare online, cioè non è che li ho inventati io, sono andato a vedere quali erano le risoluzioni più comuni, quali erano comunque le risoluzioni adatte e le ho trasformate in grafiche. Ok? Quindi adesso i format, ripeto, scaricandoli li avrete anche voi. Quindi, però, ecco, se per esempio, che ne so, ci sono altri format nel frattempo arrivati, a voi il compito di scoprire le dimensioni e crearli nuovi. Allora, in realtà, Francesca, siccome appunto non potevamo, per creare uno sfondo per il desktop adeguato, non potevamo prendere le foto e sbatterle lì e basta, abbiamo fatto un po' di post-produzione per enfatizzare, per esempio, i colori, la saturazione, gli elementi, dargli un effetto fluo. A seconda dei casi facevamo un minimo di post-produzione e poi applicavamo l'effetto su tutti i vari formati. Quindi ci lavoravamo un pochettino, però il risultato è stato appunto, in tempi di magra, arrivare a quasi 2000 fan con niente sostanzialmente. E poi ovviamente sulle tecniche seguitevi i corsi su Photoshop o i webinar gratuiti su Photoshop e scoprirete anche come si fanno queste cose. E dentro quindi questa che state vedendo adesso era la tab di Facebook, quindi come dicevo prima, persino la mini tab era molto curata. Cliccando sulla tab si arrivava in questa finestrella qui, che state vedendo adesso. Questa era proprio la grafica di quella paginetta. Clicca subito, diventa fan della nostra pagina e scarica i nostri temi per desktop, smartphone e tablet. Quindi in pratica davamo, diciamo, comunque un qualcosa. Sì, adesso sta caricando, nel frattempo vi spiego. Davamo un qualcosa che si presentava già con una certa cura. E attenzione, non sottovalutate il fatto che se mettete della cura nella grafica che introducete all'interno dei vostri canali sociali, gli utenti apprezzeranno di più e coglieranno l'importanza del momento, tra virgolette. Ve lo dico perché, ad esempio, alcuni nostri clienti si fanno fare questo tipo di lancio delle pagine. Ci è capitato di recente con un ristorante. Si fa fare, per esempio, la fase di lancio e poi decidono di creare anche la grafica in casa. Non vi dico la differenza a livello estetico che si vede mostruosamente, ma è chiaro perché a ognuno il suo. Per comunicare bene con la grafica ti serve almeno un grafico. Non ti dico che devi utilizzare noi, ma per Dio, prendi almeno un grafico e utilizzalo e fagli fare il suo lavoro, ok? Quindi cliccando dentro questa paginetta si apriva un'altra schermata con i due sfondi da scaricare. Per darvi idea, vi faccio vedere il lavoro che c'era dietro. Nella cartella 4, come vedete, ci sono 3, 6, 8 formati diversi. 480x800, 640x960. Insomma, effettivamente, già scaricare comunque tutti questi elementi, alla fine magari gli utenti non li utilizzavano, ma poco importa. Volendo utilizzare il wallpaper, un trucchetto del mestiere, sapete qual è? Su alcune pagine, ad esempio, se il brand in questione si adatta bene all'idea, potete anche utilizzare i wallpaper utilizzando i cosiddetti calendar wallpaper, e cioè si mette il calendario del mese con una bella immagine, che deve essere bella veramente, cioè qui il valore aggiunto era delle foto originali dell'agenzia di viaggio, che erano veramente belle, e soprattutto erano loro, cioè erano originali, non siamo andati sul web a cercarli, ma sappiamo che c'è Fotolia dove con 2 lire ci permette Fotolia di creare comunque dei bei contenuti, quindi posso andare su Fotolia, acquistare per esempio le foto che preferisco, dopodiché trasformarle in wallpaper e mettergli magari un calendarietto in alto a destra. Dentro questo calendarietto, innanzitutto state dando uno strumento che qualcuno potrebbe decidere di utilizzare come sfondo, che in pratica gli faccia anche da calendario del mese. Credetemi, sembra una sciocchezza, ma è piuttosto apprezzata. Dentro quel calendarietto, se il vostro brand organizza degli eventi periodici, gli andate a mettere nella grafica proprio il disegnino delle date in evidenza. E in pratica, se riuscite a convincere quel cliente a utilizzarlo, quel cliente in pratica avrà sotto gli occhi costantemente la vostra data dell'evento. È chiaro, è facile a dirsi, difficile a convincere l'utente a utilizzare quello sfondo per il desktop. Però attenzione, perché
Gli sfondi per il desktop sono comunque da sempre una delle cose più apprezzate del web. Quindi se lavorate bene a livello estetico, di grafica, ve lo garantisco, il risultato lo avrete. Attenzione però appunto a dare il giusto valore alla grafica, cioè non andiamo a braccio, ma di nuovo ragioniamo bene. Ma tieni conto, Francesca, ti ripeto, che per noi è indifferente che qualcuno se lo scarichi o meno. A noi interessa il principio "ti do qualcosa". Capito? Ti faccio vedere un'altra cosa che solo con gli sfondi per il desktop ha funzionato. Un altro caso studio che avete nelle cartelle. Per esempio, a un certo punto un amico, insomma, ci ha chiesto un contributo per la pagina SBS, quindi semplicemente comunque un contributo comunque da caricare sulla pagina. Abbiamo creato due set interi di grafiche per sfondi per il desktop e le abbiamo caricate dentro SBS. La pagina a suo tempo aveva pochi fan. Bene, noi semplicemente caricando una campagna che diceva "diventa fan e scarica i temi per il desktop", gli abbiamo portato 300 fan in 6 giorni, che magari sembreranno niente, ma tenendo conto che la pagina praticamente prima aveva un numero di fan piuttosto statico, nel momento in cui siamo andati a inserire comunque noi questa cosa, comunque quel minimo di ritorno l'abbiamo avuto, complice la campagna che diceva "scarica i temi gratis". Ora, se una campagna che dice "scarica dei temi gratis" funziona, vuol dire che un minimo di pubblico che è interessato al tutto magari c'è. In questo contesto, per esempio, vi faccio vedere che cosa avevamo fatto. Abbiamo preso una serie di grafiche che... ah, eccole qua le altre card. Abbiamo preso una serie di grafiche che io avevo sviluppato nel corso del tempo, li ho convertiti a in versione temi per il desktop e mobile, stessa logica precedente, e attraverso i card e grafiche sono andato sostanzialmente a pubblicare questi temi. E come vedete addirittura c'erano per esempio delle creatività comunque abbastanza particolari, niente di trascendentale, eppure comunque siamo riusciti comunque ad avere un piccolo risultato. Vabbè che non è che abbiamo fatto niente lì in quel caso, però voglio dire, ecco, insomma, c'è stato questo tipo di ritorno. Chiaro? A questo punto voglio farvi vedere invece un altro caso, un altro caso studio che secondo me è abbastanza divertente. Questo ce l'avete già nei link che vi ho passato. Allora, screen sharing is paused. Click on the select screen sharing has stopped. Allora, un attimo che rimetto le slide e adesso vi darò un po' di link da visualizzare. Screen sharing is paused. Click on the select screen sharing has stopped. Ok. Allora, seguitemi bene perché secondo me questo è un caso abbastanza particolare e interessante. Il caso studio si chiama NanoKill, ve lo trovate nei link che già vi ho passato oggi pomeriggio. Allora, seguitemi bene. Ci siete tutti? Mi state ascoltando? Ok, Francesca, Marco e tutti gli altri. Allora, in pratica il prodotto in questione riguarda, ecco, un antizanzare, un repellente per zanzare e altri insetti. Questo prodotto praticamente è stato, diciamo, messo online con il sito che vedete, che adesso non curiamo più noi, quindi non so se magari attualmente, insomma, che cosa si stiano facendo. E anzi, lo carico così rimane anche all'interno del video. Questo repellente antizanzare ha infatti il sito in manutenzione, sì, vabbè. Allora, in pratica, qual è il caso studio in questo senso? Questo prodotto praticamente è stato, diciamo, acquisito intorno alla metà di luglio. Capite bene che un prodotto anti-zanzare alla metà di luglio non è che abbia grosse possibilità di aver successo, perché se arriva quando l'estate praticamente sta arrivando alla fine, in un periodo in cui gli utenti cominciano ad abbandonare la rete, e effettivamente non ha grosse possibilità di svilupparsi. E in pratica quindi che succede? Che ci è stato chiesto di provare semplicemente a creare la presenza online di questo brand nei limiti di quello che si poteva fare, giusto per creare un qualche cosina da sviluppare poi nell'anno successivo, quindi durante quest'anno.
avevamo praticamente un mesetto a nostra disposizione. Immaginatevi da metà di luglio a fine agosto, giusto per dire proprio fine agosto, e seguite bene un attimino quello che abbiamo fatto per capire magari come la creatività alle volte, anche senza budget, perché qui non c'era budget, era un nostro partner che ci ha chiesto appunto vediamo cosa possiamo fare e poi eventualmente vedremo. E ci siamo sbizzarriti in termini di creatività. La prima cosa che abbiamo fatto innanzitutto è stata trasformare il logo. Gli elementi grafici poi li trovate all'interno della cartella. Sì, ok, no, ma infatti, ma adesso vi do anche la fanpage. Vediamo se la fanpage è anche quella in manutenzione, ma penso di no. Questa è la fanpage. Ok, no, la fanpage è rimasta come l'avevamo fatta noi. Fra l'altro i fan che vedete praticamente sono quelli acquisiti da noi nell'arco di, ve l'ho detto, un mesetto estivo, quindi tenendo conto che è un prodotto cioè che era arrivato tardi, arrivare comunque a quella cifra secondo me non è tutto sommato male. Allora seguitemi un attimino. In pratica noi che cosa abbiamo fatto? Innanzitutto abbiamo preso il logo in questione e l'abbiamo modificato. Abbiamo praticamente preso l'immagine di quella zanzara, gli abbiamo messo il divieto e poi abbiamo dato un minimo di impronta visiva alla pagina e ad alcuni degli elementi coordinati che c'erano all'interno della paginetta. E abbiamo pensato di muoverci, sì, perché ve l'ho detto, comunque avevamo finito, insomma, in quel momento, avremmo chiuso il 3 settembre 2012, l'ultima cosa che avevamo scritto, insomma, per questo brand, poi per il resto, insomma, non ce ne siamo più occupati. E come dicevo, che cosa abbiamo fatto per questa pagina? Allora, seguitemi nel ragionamento. Ci siamo detti, innanzitutto, andare a fare pubblicità a metà di luglio ad un anti-zanzare che magari arriva in un momento in cui, appunto, i grossi marchi già avevano da un pezzo le pubblicità in televisione, online, eccetera. Dobbiamo cercare una chiave di lettura che ci dia la possibilità di esprimerci su questa pagina in modo comunque da spingere gli utenti a cliccare su mi piace. Che non cliccheranno su mi piace perché gli piace il prodotto, non l'hanno ancora provato, il prodotto non era nemmeno negli scaffali, cioè non era nemmeno in vendita sul territorio, era solo in vendita online. Quindi figuratevi un po', era come vi dicevo solo un'iniziativa tesa a creare un minimo di massa critica sulla quale poi operare in futuro. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo in pratica, ci siamo adoperati anche sul blog, che non era stato sviluppato da noi, ma che ci permetteva di creare eventualmente dei post al suo interno, e abbiamo iniziato a trattare l'argomento dal punto di vista della ironia. In questo senso vi invito poi magari a dare un'occhiata alla fanpage. E che cosa abbiamo fatto? Seguitemi bene, concentratevi un attimo su quello che vi dico. Ci siamo chiesti se potevamo trattare l'argomento zanzare, lotta alle zanzare, con ironia e umorismo. Perché in effetti comunque volevamo una chiave di lettura estremamente positiva del prodotto e un motivo per spingere gli utenti a legarsi alla fanpage. E anche all'account Twitter, anche se molto meno, abbiamo lavorato più sulla fanpage. Siamo andati a cercare all'interno di tutti i link che potevamo immaginare, da Google a Behance, eccetera, e siamo andati a cercarci tutte le creatività, i fumetti, le immagini, qualunque cosa avesse a che fare con le zanzare. E scendendo effettivamente nella fanpage vi potete rendere conto di quanti contenuti abbiamo trovato, i più diversi che potete immaginare. Abbiamo trovato, per esempio, dei font ispirati alle zanzare, delle creatività di 100 tipi diversi, delle scenette simpatiche, scenette umoristiche, dei video creativi, dei cartoon. Abbiamo trovato addirittura un film che è stato premiato a Cannes di non so di quale anno, tutto ispirato alle zanzare. Abbiamo trovato anche dei videogiochi, che adesso vi dirò come li abbiamo utilizzati. Insomma, abbiamo trovato talmente tanto materiale che ci siamo convinti del fatto che poteva essere un metodo di lettura della pagina piuttosto interessante, cioè dire agli utenti: le zanzare ti stanno antipatiche, Nano Kill fa per te. Cos'è Nano Kill? Un repellente per zanzare. Quindi noi spingiamo via le zanzare anche scherciandoci su. La logica che avevamo tenuto era questa. E in effetti, con una campagna minima, anche lì un centinaio di euro ci avremmo buttato, 150, neanche mi ricordo. E giusto perché appunto in rete non c'era nessuno, quindi cercavamo di beccare quanta più gente possibile, siamo riusciti comunque ad arrivare ad una certa comunque somma di fan, tenendo conto, ripeto, che era l'ultimo prodotto arrivato, fine dell'estate, voglio dire, e abbiamo trovato veramente tanti tanti materiali. Ma a un certo punto ci siamo detti: andiamo avanti, seguitemi. Apro una piccola parentesi.
In rete, una cosa che va molto, l'ho già nominato all'inizio della lezione, sono i cosiddetti casual game, cioè i giochini, gli scacciapensieri, che nei casi più evoluti diventano advert game, cioè videogiochi brandizzati. Nei casi più semplici diventano degli scacciapensieri. Questi scacciapensieri, ce li avete nei link a disposizione, li trovate in formato flash a livello gratuito da includere in una pagina HTML. E noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un'app, la trovate anche nella fanpage, cliccando proprio su Nanokill Antizanzare, gioca online con Nanokill. Se provate a cliccarci sopra, finirete in una pagina all'interno dei quali c'è un videogioco vero e proprio, in flash, sulle zanzare. E che chiaramente portava avanti, quindi, che cosa? L'idea del prodotto in questione. E chiunque poteva giocare. E quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a creare un gioco diverso ogni settimana. Io ne ho trovati ben 5 online. Ne abbiamo utilizzati o 3 o 4 di questi giochi. E ogni settimana creavamo un nuovo videogioco anti-zanzare. E così facendo, in pratica, la pagina un po' parlava del modo in cui si ironizzare sulle zanzare, un po' pubblicava il videogioco, un po' creatività legata al mondo delle zanzare, un po' parlava anche di notizie utili, come ad esempio perché fare attenzione a certi tipi di zanzare. Insomma, diversificavamo la nostra presenza all'interno del canale. Ma non è finita lì. A un certo punto abbiamo pensato di creare il cosiddetto personaggio fake. Che cosa sono i personaggi fake? I personaggi fake sono degli utenti fasulli inventati ad hoc all'interno dei vari canali. E in effetti sono piuttosto utilizzati, non sono sempre graditi da Facebook, ma quando effettivamente diciamo si tratta di iniziative come queste, di solito Facebook insomma le accetta piuttosto volentieri, tra virgolette. Abbiamo creato il controaltare del Nanokill. Guardate un po'. Questa è la paginetta. Un utente che realmente non esiste. Questo personaggio, se ci fate caso, è la stessa zanzara del logo, privata semplicemente del divieto. Gli abbiamo creato un'identità e l'abbiamo chiamato Ascario Moschito, con una bella fanpage, che scusatemi, pagina personale, come vedete, con un'immagine ironica già di suo. My best friend è la sacca di sangue, ok? Che cosa facevamo? Facevamo interagire questo personaggio nella fanpage e lo facevamo lamentare del fatto che Nanokill ammazzava le zanzare e repelleva le zanzare, scusate, era un repellente per zanzare, e respingeva insetti e zanzare. In più questo personaggio l'abbiamo fatto iscrivere ad alcuni gruppi di Facebook che erano contro le zanzare, perché ovviamente ci siamo appurati prima, in fase strategica, prima di creare il tutto, che esistessero delle pagine dedicate. E quindi quando in quelle fanpage, per esempio, un utente scriveva "odio le zanzare", interveniva Ascanio Moschito e gli diceva "ma perché, siamo tanto belline", ok? Chiaramente lo scopo qual era? Il personaggio non avrebbe mai dovuto citare il Nanokill. Ma andando nella fanpage, andate nella pagina di Ascanio Moschito, provate ad andare nelle informazioni di Ascanio Moschito. Oh porca miseria, non sono pubbliche. Vabbè, se lo aggiungete agli amici lo scoprite. E andando praticamente a visualizzare le informazioni, gli abbiamo creato degli input aggiuntivi. Per esempio, gli abbiamo scritto che, non mi ricordo adesso, si era laureato all'università dei volanti del disturbo, oppure aveva preso il master in disturbo notturno, si esprimeva in una certa maniera. Insomma, ci abbiamo giocato su, abbiamo creato il controaltare per farlo scontrare proprio con Nanokill. E lui andava nei gruppi non a parlare di Nanokill, ma a mostrarsi, stimolando la curiosità eventualmente sul personaggio, ok? E da lì ovviamente si sarebbe dovuto risalire a Nanokill, quindi all'antizanzare vero e proprio. Non è finita qui. In questo senso, a un certo punto, considerando che sia io che Stella siamo appassionati di film horror, abbiamo collegato il concetto di zanzara succhia sangue, zanzara sangue, zanzara personaggio cattivo. Bene, facciamogli creare un gruppo sui film horror, dove lui in pratica si dichiarava, sto personaggio, un grosso fan di Darth Vader, Freddy Krueger, Pinhead, tutti personaggi comunque negativi. E chiaramente, questo l'abbiamo provato comunque per giocarci alla fine degli ultimi giorni, invitavamo comunque gli utenti a discutere sui film horror. Quindi gli facevamo portare avanti al personaggio la logica di personaggio negativo che contemporaneamente ha a che fare con il sangue. Era chiaramente un concetto da sviluppare, eh? Però voglio dire, nel suo piccolo materialmente
era un qualcosa che diversificava di nuovo la logica appunto della presenza online. Una strategia, se ci pensate, comunque piuttosto carina, tenendo conto di tutto quello che vi ho detto. Piuttosto che presentarci come fanno gli altri anti-zanzare che hanno un grosso budget e pubblicità dietro, sfrutto l'arma dell'ironia che comunque è della simpatia, che è qualcosa che... Come... Ciao. Scusatemi. È stato sto botto. No, perché ho sentito un paio di colpi e sentivo strani rumori fuori. Boh, vabbè. Quindi dicevo, quindi materialmente quello che facevamo era proprio cercare, sì, Ascanio, era cercare di sfruttare al massimo il gioco comunque per accedere al, diciamo, creare quel feeling con l'utenza da sviluppare poi in seguito. Nel nostro piccolo, visto il numero di fan, ci siamo anche riusciti. Per darvi idea dei materiali che avevamo a disposizione, questo è il canale Tumblr, all'interno del quale pianificavamo, come dicevo Francesca poco fa, l'invio dei contenuti, per darvi un'idea di quanti contenuti diversi c'erano. E, questo per esempio è il gruppo horror di cui vi parlavo, creato proprio da Ascanio. E per darvi l'idea per esempio dei giochi, all'interno del documento trovate comunque tre link diversi. Ve ne metto uno tanto per darvi l'idea. Un attimo che lo trovo. Eccolo qua. Ecco. Per darvi l'idea del fatto che noi praticamente prendevamo questi giochi, li montavamo in un'app creata per Facebook e gli utenti praticamente potevano andare a giocare e divertirsi con i nostri giochini Flash. Ovviamente era tutto legale perché chiaramente ci siamo preoccupati di poter prendere questi giochi. Questi giochi, a patto di lasciare i credits all'interno, d'altro canto erano pure in Flash, quindi potevamo distribuirli nella nostra paginetta. Ora, perché vi ho fatto questo esempio? Perché vi ho fatto un esempio dove realmente, come vi dicevo prima, un po' di grafica e di creatività si riesce a parlare di un argomento in una situazione limite. Perché qui non avevamo budget, eravamo in ritardo, il prodotto non era nemmeno in distribuzione sul territorio. Non sapevamo materialmente come contrastare i grossi brand. Eppure, pian pianino, siamo riusciti in agosto, in pratica, perché siamo partiti fine di luglio, il 3 settembre abbiamo chiuso. In agosto praticamente abbiamo fatto quel numero piccolo di fan, ma soprattutto abbiamo creato comunque una base per il brand che, non so se ce ne occuperemo noi o qualcun altro, che potrà essere sviluppata in futuro in maniera diversa. Ok? Ed è un esempio di come la creatività, la fantasia, può diventare la chiave di lettura ideale per un progetto. Ora immaginatevi se questo progetto avesse avuto dietro 1.000-2.000 euro di budget. Cosa poteva diventare? Magari partendo ovviamente un po' prima, perché partire comunque a fine luglio non è il massimo della vita. E questo esempio, fra l'altro, è importante perché spiega anche come un po' gestire la reputazione negativa. È un esempio che utilizzo spesso nei corsi in aula, perché se andate a vedere tra i commenti, in pratica c'è il commento di un utente che si dichiara essere contro i prodotti dotati di nanoparticelle. E ora, come sapete, molto spesso, ne parliamo frequentemente online, una cosa che un gestore di pagina web deve saper fare è gestire gli utenti e le loro critiche negative. L'ultima cosa che deve fare è eventualmente, per esempio, andare a eliminare i commenti, a non rispondere o a trattare male gli utenti. In questo caso, per esempio, se andate a vedere nei commenti, c'è un utente che si chiama Santina Pallina, esatto, gestione della crisi, Santina Pallina, che si lamentava di quei prodotti. Se andate a leggere i bot e risposta, noi abbiamo cercato di prendere una persona che si lamentava, abbiamo cercato il confronto e siamo riusciti a ottenerlo. Ok, alla fine nessuno dei due ha convinto l'altro, però in effetti c'è stato un dialogo costruttivo che non è degenerato in una serie di attacchi di botta e risposta o di cose come abbiamo visto online su certe pagine dove gli utenti poi si scagliavano contro l'azienda. Tutto semplicemente perché gli si è dato retta all'utente, come giustamente doveva essere. Un utente che si lamenta è un vostro cliente che ha come si dice nei vari negozi, il cliente ha sempre ragione, che non vuol dire che ha sempre ragione, vuol dire che merita il nostro rispetto perché è un potenziale nostro cliente, un potenziale nostro acquirente e anche online soprattutto merita comunque il rispetto giusto nel considerarlo quando si esprime in una certa maniera.
È chiaro, non è questo il caso, ma se arriva un utente che vi rompe le scatole per il solo gusto di farlo, lo si banna, lo si cancella, eccetera, eccetera. Ma finché non si arriva a certi estremi, noi con il cliente ci parliamo, ci dialoghiamo. Questi punti potenzialmente negativi diventano positivi quando un'azienda si mostra capace di dialogare anche nel momento della critica. Ok? Quindi è un esempio, comunque, come vi dicevo, per me fondamentale questo, per la comprensione di determinate dinamiche. E come vedete, ribadisco, a parte quelle 100 euro per la campagna doverosa in quel momento, come vedete non c'è budget, è tutto semplicemente idea e creatività, creatività e idea. Vi consiglio poi, prendendo i link, di farvi un giro, soprattutto nello storico della pagina, per visualizzare con i vostri occhi come noi alternavamo i contenuti. Un po' parlavamo delle nanoparticelle, un po' parlavamo per esempio di come evitare che si creassero le uova di zanzara d'estate nelle piante, e tante, diciamo, tanti elementi creativi e divertenti contro le zanzare. Insomma, ci siamo divertiti. E fra l'altro qui dentro c'era anche una sorta di iniziativa Welcome Kit, perché su Twitter avevamo lanciato una mini iniziativa piuttosto rapida e fast, del tipo i primi 10 che ne faranno richiesta otterranno un flacone omaggio del prodotto. E qualcuno ha anche risposto. Ok? Anche se avevamo pochi fan. È solo un esempio per dirvi come, ribadisco quello che sto dicendo dall'inizio, i meccanismi fondamentalmente sono alla fine più o meno quelli per tutti, ma soprattutto in assenza di budget, è lì che dobbiamo dimostrare di saper realmente gestire una pagina. Ok? Ci siamo? Allora, a questo punto io, come prima sessione, mi fermerei qui. Che cosa vedremo la prossima volta? Premesso che, come vi ho detto, tra l'allegato che vi ho mandato e quello che vi manderò subito dopo del corso, avrete già tutto in mano per potervi fare un bel giro, e nel documento dei link troverete la case study relativa a tutti i lavori di cui parliamo all'interno di questo corso. E, la prossima volta parleremo un po' dei punti critici, citeremo di nuovo la questione della reputazione sociale, ma cercheremo di confrontarci, e adesso ti rispondo Marco, cercheremo di confrontarci da un certo punto di vista, dal lato tecnico, andando ad analizzare le necessità che servono per mettere su quell'app, gli strumenti a disposizione, i link che troviamo online per servirci di questo tipo di risorse e così via. Cercheremo anche di analizzeremo altri casi studio a livello estetico per capire quali trucchi sotto l'aspetto del visual marketing possiamo utilizzare per comunicare meglio online, e cercheremo comunque insieme anche di concentrarci sulla fase di ascolto e di gestione degli utenti, perché una delle più grosse difficoltà consiste appunto nell'incapacità, che giustamente abbiamo perché magari non siamo esperti, di rintracciare il target, cioè come lo rintraccio il target, dove lo vado a pescare, con quale criterio, come filtro gli utenti, come ci parlo con gli utenti. Quindi ci concentreremo proprio sull'analisi e l'utilizzo degli utenti, e poi, come vi dicevo, appunto a livello strumentale vedremo proprio i tool necessari per sviluppare tutto questo. E chiaramente comunque vedremo anche le applicazioni, come collegare Pinterest o Instagram a Facebook, insomma tutte queste belle cosette qui. E infine, come vi dicevo, vedremo ulteriori casi studio dove ci sono degli esempi da analizzare insieme. Chiede Marco, per ulteriori domande che ci possono venire in mente. Allora, se avete innanzitutto domande, potete farle eventualmente all'interno anche della fanpage. Oppure eventualmente aspettate la prossima sessione e ne riparliamo lì, dipende comunque da voi, come preferite. Avete comunque, attraverso la fanpage c'è la messaggistica, potete utilizzare anche quella. Potreste utilizzare anche l'email, ma l'email magari me la perdo, per cui, nel senso che se magari scrivete in un momento in cui sono distratto, oggi non so chi di voi mi ha scritto, vi ho ritrovato nello spam, non ho capito perché, anche se l'utente l'avevo memorizzato nella cosa dei contatti, comunque. Insomma, in ogni caso, entrare in contatto con me penso che lo potete fare in 100 modi diversi, quindi. Ok, quindi se viene qualche dubbio, scrivetemi. No, non volevo, Francesca. Allora, io spero che la prima lezione, insomma, sia stata di vostro gradimento. Vi invito a commentare in quella pagina, se ne avete voglia, per lasciare il vostro, insomma, input, e la prossima volta scenderemo ancora più nel dettaglio e scopriremo qualche cosina in più
Ecco, scaveremo insomma ancora un po' di più a fondo nelle logiche delle strategie social media vere. La parte dell'analisi del target ci tengo molto perché è proprio una delle cose che molti purtroppo ignorano, anche capire quali sono gli utenti online, ripeto, come filtrarli, come intercettarli. Ne vedremo delle belle, letteralmente. Io vi auguro una buona serata, grazie a tutte e tutti di essere stati qui e ci vediamo online e giovedì prossimo per la seconda puntata. Buona serata a voi e alla prossima.